padre. Pronecco numero 1, Marco Del Lungo. Numero 2, Francesco Di Fulvio. Galottina 3, Gergo Zalanchi. Col 4, Giacomo Cannella. Con 5, Aaron Younger. Con 6, Andrea Fondelli. Numero 7, Giglio Alberto Rossi. Numero 8, Gonzalo Eseniche. Numero 9, Matteo Iocchi Gratta. Numero 10, Alessandro Velotto. Galottina 11, Matteo Aicardi. Col 12, Luca Loncia. Galottina 13, Tommy Negri. Allenatore, Sandro Supno. Con la galottina bianca, come di consueto, la squadra di casa. Galottina numero 1 per Egon Juricic. Galottina 2, Mario Del Basso. Con la galottina 3, Alessandro Vitale. Galottina 4 per Edoardo Fabiano. Galottina 5, un giovane Luca Modica. Galottina 6, Johnny Hooper. Galottina 7 per Andrea Giliberti. Galottina numero 8 per Agustì Pericas. Galottina 9, il capitano Ciccio Locascio. Galottina 10 per Davide Occhione. Col numero 11, Riccardo Lodico. Col 12, Max Irving. E col 13, Luigi Ricciardello. Allenatore, Marco Gubaldinetti. In bocca al lupo alle squadre e agli arbitri. Buon divertimento a tutti. Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati presso la piscina comunale di Palermo. Oggi il Terima sfida la prima della classe, la Pro Recco. Partiamo subito con la lettura delle formazioni. Partiamo con la squadra ospite, appunto la Pro Recco, con il numero 1 Marco Del Lungo, il numero 2 il capitano Francesco Di Fulvio, numero 3 Gergo Zalanchi, numero 4 Giacomo Cannella, 5 Aro Younger, 6 Andrea Fondelli, 7 Giglio Alberto Rossi, 8 Gonzalo Oscar Eceniche. Numero 9 Matteo Iocchi Gratta, 10 Alessandro Velotto, 11 Matteo Aicardi il vice capitano e 12 Luca Lonciar. Infine 13 Tommaso Negri, il tecnico sul piano vasca è Sandro Sucno. Per quanto riguarda invece la squadra di casa, il Telimal Palermo con il numero 1 Egon Juricic, numero 2 Mario Del Basso, 3 Alessandro Vitale, 4 Edoardo Fabiano che sostituisce ancora l'infortunato Fabrizio Di Patti, numero 5 il giovanissimo Luca Modica classe 2006, numero 6 Johnny Hooper, numero 7 Andrea Giliberti, 8 Agustì Pericas, 9 il capitano Francesco Locascio, numero 10 Davide Occhione, 11 Riccardo Lodico, 12 Max Irving e infine con la lotta numero 13 Luigi Ricciardello, il tecnico sul piano vasca è Marco Gubaldinetti. Ricordiamo i due giudici di gara, Alessio Nicolai di Roma e Bruno Navarra, anche lui sempre di Roma, il delegato FIN Gianluca Centineo. Pochi attimi e siamo pronti per raccontarvi l'undicesima giornata del campionato di Serie A maschile.
sembra proprio esserci i due giudici di gara stanno per dare l'avvio. Ricordiamo, questa è la terza partita che il Recco disputa. Ricordiamo la vittoria ad Hannover in Coppa, la vittoria anche a Posillipo, sempre il recupero della giornata di A1 maschile, e adesso l'undicesima giornata contro il Terimal, quindi davvero settimana intensa per la squadra ligure, ed è tutto pronto. Nicolai e Navarra danno il via questo primo quarto di gioco, ed è il nostro Alessandro Vitale a conquistare la prima sfera. Può attaccare la squadra di casa con Hooper, americano tornato dall'America insieme a Irving, sono stati in nazionale con le calotta stelle strisce. Adesso attacca proprio Hooper, americano ancora, prende campo, lavora al 2 metri del basso e Locascio, palla in 4 per Lodico che cerca Locascio, ma è bravissimo il suo difensore ad anticipare e impossessarsi della sfera. Adesso può riattaccare il Recco con Dellungo che scarica per Velotto, ex canottieri Napoli, apre in posizione 4 per Di Fulvio, capitano ancora Di Fulvio. C'è il pressing aggressivo da parte del Terimal Palermo, ancora pressing, non chiede aiuto del basso, difende bene sul launcher, è bravissimo Lodico ad anticipare, capire tutto e chiudersi, arginare la boa Recchelina. Può ripartire adesso l'estremo difensore Jurisic, non trova però compagne, davvero asfissiante il pressing del Recco. Adesso si libera del basso, movimento di Irving, ma è bravissimo a non concedere spazio a Royanger, anzi è chiamato proprio contro fallo sui danni, quindi può ripartire la squadra ospite proprio con l'australiano Aaron Young, ex Fenerbahçe, che lui grandissima potenza in nazionale australiana, uno dei punti di riferimento anche del Recco. Adesso c'è l'uomo in più ed è del basso che si accomoda nel pozzetto dei cattivi. Uomo in più per il Recco, ora Young era per Zalanchi, ancora Gergo Zalanchi per Di Fulvio, Younger per Zalanchi, entra dentro uno, cerca pali, non li trova, va all'esterno per Di Fulvio che tira e riesce a trovare lo spazio all'angolo di Jurisic, vero? Ottimo il giro palla Francesco Di Fulvio della squadra ospite. Terimal 0 Recco 1. Difficile dopo questa ottima circolazione del pallone mettere braccia e farsi trovare preparato per la difesa del Telimar. Siamo 1-0 a 6-14 dal termine del primo quarto di gioco, è tutto pronto per Locascio battere. Scodella questo pallone al compagno Vitale, che lui è ex Lazio, quest'anno in forza al Telimar Palermo. Passa per Irving, punto di riferimento di squadra padrone di casa, apre per l'altro americano Hooper, taglio di Locascio, palla per Lodico. Adesso chiedono subito l'aiuto il marcatore, c'è il giovane Giglio ed è stata fischiata una controfallo ed hanno proprio di Ciccio Locascio, il nostro capitano. Non è di questo avviso, panchina del Telimar, ma è subito dall'altro lato Zalanchi, anche lui ex Fenerbahçe, proprio ungherese di Budapest, per Gonzalo Cenike, apre per l'altro mancino, ancora Younger, Younger a centro per fortissimo Aicardi, vero una vita in azione italiana. Adesso c'è l'uomo in più, secondo uomo in più proprio per il Telimar, finisce Locascio nell'angolo, scusate, per il Recco, e uomo in più la squadra ospite. Adesso Di Fulvio dice Pericas, pozzetto dei cattivi, numero 8 del Telimar. Adesso Younger ancora per il mancino Zalanchi che chiude troppo il gomito e il polso e la palla si schianta proprio sul bordo alla abbondante sinistra del portiere Jurisic. Può riattaccare proprio il Telimar con Occhione, attenzione, cioè, uno in più per il Telimar, espulso il numero 5 Younger che trattiene proprio Augusti Pericas, nuovo centro del Telimar Palermo in forza da quest'anno, lui che viene allo Spandau ed è
spagnolo di nazionalità. Adesso però è facile la parata per sotto il tiro di Irving, parte di Del Lungo, e quindi può ripartire proprio il recco con il giovane Giglio. Ancora Rossi apre proprio per Zalanchi, che fa cadere la palla al centro per Aicardi, e c'è il fallo semplice. Ancora Aicardi apre per il mancino Zalanchi, che tenta il tiro ma è presente, risponde proprio presente l'italo croato Juricic. Può ripartire adesso il Terni a Palermo, ricordiamo sono sotto di 1-0. Adesso Irving, ancora Irving apre per Vitale, mancano 13 secondi al termine di questa azione, ancora Vitale, lasciano lui, c'è proprio la zona M, per poco Vitale non trova il palo gol ma riesce, questa palla le può ripartire proprio il recco con l'estremo difensore Del Lungo, scodella per Ecenike, mancino, sono due in acqua per ora, sia Zalanchi che Ecenike, scarica per Di Fulvio, ancora Di Fulvio, non concede spazio a Alessandro Vitale. Adesso apre per l'altro mancino, qua ottima circolazione di palla, fanno cadere in maniera egregia la palla al centro, boa davvero, che bravi entrambi i due giocatori Recchellini. Adesso può attaccare proprio Zalanchi, entra dentro i metri, scarica per Cannella, ex Lazio, ancora Di Fulvio per Ecenike, finta contro finta, e qua davvero è magistrale la circolazione di palla, davvero da studiare, da far vedere tutte le giovanili, si infilano a poco in porta, ogni passaggio è perfetto, alto, questo è sicuramente uno dei loro punti di forza. Adesso siamo sul risultato di 2-0 a 3-18 dal termine del primo quarto di gioco. Entra il giovane Fabiano, classe 2001, ricordiamo sostituisce Fabrizio Di Patti, il vice capitano, che ha subito una frattura al dito della mano destra, sinistra scusate. Adesso può attaccare proprio Uper, ancora Uper per Fabiano, c'è subito la zona, c'è Iocchi Gratta e Fondelli che arginano fortissimo Pericas, ancora Fabiano scarica, e qua è bravissimo davvero la circolazione di palla della squadra di casa, e fanno cadere in maniera egregia Uper e Fabiano, la palla al centro, quindi uomo in più per il Telimar con Irving che apre per Giliberti, entra dentro i metri Giliberti, cambia il campo per Lodico, i due casse 99 fraseggiano, tira e fretta un po' qua Johnny Uper, c'era ancora tempo ed è semplice per Del Lungo, può ripartire, entra Velotto, classe 95, parte nazionale italiana e ormai da diversi anni in forza, ecco c'è un controfallo di Cannella, può ripartire Giliberti, fiamma la fascia destra, spetta il compagno, attenzione perché c'è Uper tutto solo, ma subito qua richiude gli occhi Gratta, fallo semplice ai danni di Uper, voleva qualcosa in più, era fortissima la carica di gli occhi Gratta, adesso può ripartire Giliberti, scarica per Irving, ancora Irving taglia tutto il campo, Giliberti cade la palla per lui, bravo veramente la circolazione e i tagli del Telimar che guadagnano campo, spazio e quindi uomo in più. Irving apre per Lodico, classe 99, apre per Giliberti, ancora Uper, finta contro finta, scarico per Irving, qua davvero c'è un braccio, una selva di braccia, ed è proprio gli occhi Gratta che stoppa, adesso qua tenta l'alzo e tiro, forse Uper, vediamo se è così, ed è proprio così, ma appunto è, risponde ancora una volta presente Del Lungo, e attenzione c'è un controfallo. Faccio un attimo di ordine, controfallo, hanno richiesto di fare le coppie perché molti non avevano capito e quindi si riparte, adesso le coppie sono state fatte, può ripartire il Telimar con 20 secondi di possesso palla, ancora Fabiano, posizione 1, non concede il fallo semplice Cannella, c'è il pressing asfissiante questa volta, davvero qui è ottimo l'anticipo di
di Fulvio. Può ripartire il Prorecco con Del Lungo. Ancora Cannella, apre adesso per Cennica, è tutto solo, andrà lui, no, scarica per Lonciar e c'è il 3-0 a 46 secondi dal termine del primo quarto di gioco. Luca Lonciar, Recco 3, Telimar 0. Tutto pronto sul 3-0, 46 secondi dal termine del primo quarto di gioco. C'è il cambio di centri, esce. Anzi, Pericas rimane in campo, ma entra anche Cicciolo Cascio, ed è lui che si posiziona al centro della vasca per occupare la linea 2 metri. Vediamo come va a questo ultimo attacco tecnico Gubaldineti. Tutto pronto per Ciccio, apre per Giliberti, che scarica a sua volta per il solito Irving, ancora Max, aspetta il taglio dei compagni, taglia tutto il campo Pericas, si posiziona verso 5, lavora 2 metri Locascio, palla per Uper, Uper per Lodico, pressing asfissiante, adesso si chiude a zona il Recco con Fondelli davanti al centro, ma la palla cade, qua nulla, era ottima circolazione di palla del Telimar. Adesso qua tutto solo Di Fulvio, guadagna 5 metri dopo il contropiede, riesce a rubare il tempo a tutti e lo tocca Uper da dietro, quindi rigore per il Recco a 13 secondi dal termine del primo quarto di gioco. Tutto pronto per Cannella che trova il più 4, Giacomo 0 a 4, Recco appunto a 13 secondi dal termine del primo quarto di gioco. Vediamo, gestiranno palla i padroni di casa, questi 13 secondi faranno scorrere il tempo, poi riposarsi. Del via Nicolai, questa pochi secondi di gioco, appunto gestisce del basso, aspetta pazientemente, non si espongono al contropiede, davvero una squadra se non la più forte del mondo, una delle più forti più del mondo, quindi non gli puoi concedere un centimetro che ti puniscono. Breve pausa e ci vediamo per la seconda frazione di gioco.
ed è tutto pronto per l'inizio di questo secondo quarto di gioco. Lo scatto abbiamo del basso per il Telemar, mentre Irving e Zalanki si batte dal bordo, non dal centro. Siamo abituati in piscina coperta. Ed è Cannella. Esattamente Cannella che prende la palla, anticipa Irving, era tra di loro lo scatto. Irving per il Telemar, Cannella per il Recco, quindi può attaccare adesso proprio la squadra ospite. E c'è un'espulsione danni di Del Basso, espulsione del 2 bianco Mario Del Basso, e gol di Aicardi, punisce Aicardi. Trova 5-0 più 5 a 7-40, primo attacco, primo gol anche in questo secondo quarto di gioco. Davvero la corazzata ligure con una volta riesce a trovare giusti spazi per la via del gol. Adesso può ribattere Locascio, scodella per Vitale, tacca il Telemar con Vitale, apre per Irving in posizione 2, taglia tutto il campo Pericas, si posiziona a 2 metri Locascio e lotta contro Giglio Rossi. Attenzione, c'è un'espulsione proprio ai danni del numero 7 Rossi, può attaccare proprio il Telemar Palermo con Vitale, scarica per Irving per Uper, ancora Uper per Occhione, posizione 4, ancora Uper, finta, controfinta, apre per Irving, ancora i due americani fraseggiano, e ancora Uper che tira e dice di no Marco Dellungo. Può ripartire la formazione ospite, ancora Dellungo cerca il supporto dei compagni, arriva adesso la parte di Zalanki, mancino ungherese, e qua davvero tira una sassata, nulla da fare per Jurzic. 6-0 Recco, 6-0 per la Pro Recco. Si sapeva, era difficile quando si incontra una squadra di questo calibro, bisogna tenere testa, è quasi un grandissimo allenamento, possiamo definirlo così, imparare a prendere da questi campioni. Ancora ultimi cambi per la squadra ospite, entra il mancino Ecenike, nuovo 10 Velotto, esce proprio Zalanki e Younger. Adesso può riattaccare il Telemar con Irving, ancora Irving taglia tutto il campo, Giliberti da 3 verso posizione 1, palla per Alessandro Vitale, l'ex laziale apre per Occhione, ancora Davide Occhione, prodotto del Telemar classe 2002, ancora Vitale apre per il solito Occhione, non concede fallo semplice Velotto, e qua fanno scorrere tutti i secondi e può ripartire il Recco. È vero, è asfissiante il loro pressing, e può ripartire proprio il numero 10 Velotto che scarica per capitano Di Fulvio, il goleador della Freccia Azzurra, anche nostra bomber della nazionale. Dalla palla ai Cardi, ma nulla da fare, anticipa Locascio e quindi può ripartire il Telemar, ancora con Locascio il capitano, apre per Giliberti, avanza Giliberti, tanto spazio davanti, guarda, alza la testa, aspetta il momento dei compagni, fallo semplice per Andrea Giliberti, scarica per Occhione, 6 secondi apre per Vitale che tenta un bel tiro a volo, ma per poco, era bella l'idea, era giusta, può ancora prendere misure la squadra di casa, adesso può ripartire proprio Ecenike, ancora Gonzalo Ecenike, che lui naturalizzato argentino, naturalizzato italiano, a giocare con i nostri colori, può ripartire dopo l'ottima parata di Jurisic su gli occhi gratta, può ripartire proprio il Telemar con il suo estremo difensore, c'è un cambio, Ciccio Locascio per Del Basso che già ha due espulsioni,
cade la palla al centro e qua controfallo di Pericas. Riparte forte il Teliman, attenzione perché c'è un leggera superiorità, rimane attardato Pericas e quindi può ha spazio davanti a sé. Giovane Cannella scarica al centro Boa, ma c'erano tre giocatori tra cui Giliberti e Del Basso ad arginare e adesso leggero contropiede subito sventato da Recco. C'era la nostra freccia Irving che aveva fiammato la fascia destra, ma ottimo il recupero di Velotto, quindi può scaricare. Bravissimo Giliberti che si infila, prende il tempo a Cannella e guadagna questa superiorità. Quindi, 5 metri questo, Vitale, ancora Vitale, Occhione. Ancora i due fraseggiano, apre per Occhione. E qua trova la via del gol Del Basso con ottima circolazione, uno in più. 1-6 a 4-09. Il termine del secondo quarto di gioco. Teliman 1, Recco 6. Lucidi e pazienti hanno fraseggiato tutto i 20 secondi o in più e poi Del Basso riesce a folgorare Del Lungo, anche lui estremo difensore della nostra nazionale italiana insieme al Cimmo Nicosia, difendono i pali della nostra nazionale. Adesso può riattaccare un altro che in nazionale ha non poca esperienza, ovvero Fondelli, che scarica per Zalanchi. Ancora nazionale ungherese, c'è subito la zona del Teliman, difesa da 3 e da 4 per il Teliman, c'è Irving, adesso chiamano la M, tenta il tiro qui Fondelli ma trova la traversa, quindi può ripartire adesso il Teliman con un ottimo Occhione che apre per Vitale, davvero momento di forza per gli uomini di Gu che già sono dall'altra parte della vasca e c'è Giliberti che ancora gestisce la sfera, apre per Del Basso, ancora Del Basso per Giliberti, 13 secondi di gioco, palla per Pericas, tanto movimento 2 metri, lavora Irving e Occhione e qua c'è il secondo gol di Del Basso, 2-6 a 3-19, davvero ottimo ritmo della squadra di casa che con una serie di tagli Mario Del Basso trovano lo spazio, liberano il braccio di Del Basso che per la seconda volta trafigge Del Lungo. Ripartire la squadra ospite, Lončar, nazionale croata, scarica per Fondelli, Fondelli per Zalanchi, Zalanchi adesso per Di Fulvio, pressing forte del Teliman, c'è Pericas 2 metri a difendere sul fortissimo Lončar, ancora Di Fulvio per Fondelli, c'è ancora il pressing, bravissimo Pericas a non concedere fallo, ma qua davvero fa una magia Lončar che con la sensibilità di dita davvero, delle dita davvero fantastica, scarica la palla a Velotto dove potente il tiro e risponde più che presente Juricic, adesso può riattaccare, 20 secondi per il Recco con il mancino Zalanchi, finta contro finta, non concede fallo del Basso e infatti Juricic para ancora, è facile la parata di Egon Juricic, può ripartire il Teliman, nuota fortissimo Uper 5, chiama pressing del lungo, palla per Irving, per poco Velotto non la rubava, ancora può attaccare nazionale americana, Irving per Vitale, ancora Irving, leggera zona da parte del Recco, Vitale per attenzione, uomo in più, espulsione del 3, guadagna su ai danni di Zalanchi Pericas la superiorità numerica, può attaccare il Teliman, uomo in più per 20 secondi, ancora Vitale per Uper, Uper per Irving, 10 secondi ancora e qua c'è peccato perché c'era una giustissima intuizione ma era leggermente dentro 2 metri del Basso, stava trovando il terzo gol e quindi può fortunatamente qua Di Fulvio era in contropiede ma era lunghissimo il passaggio del estremo difensore
Recchelino, quindi può riattaccare il Telemar con Giriberti. Ancora Giriberti da uno, non concede fallo. Quindi anticipa Ecenike sul nostro numero 3 vitale, può riattaccare proprio il Recco, apre in posizione 1 per Fondelli, ancora Fondelli infiamma la fascia destra, ancora Fondelli apre per il mancino Ecenike, finta e dà una bellissima palla al centro, quindi uomo in più del 7 bianco, uomo in più Recco per il Recco, 20 secondi superiorità con Fondelli che apre per Young, l'australiano è intento 2 metri, sale Ecenike dall'altro lato, ancora Fondelli e qua trova la via del gol anche Daddy Fondelli, Recco Andrea Fondelli, detto Daddy. 55 da giocare, 2 a 7 secondo quarto di gioco, mancano 55 secondi, due azioni scarse di gioco prima del cambio campo per le due formazioni. 7, no? Può riattaccare il Telemar con Locascio che apre per Del Basso, pressing davvero asfissiante sempre del Recco, per poco Ecenike ancora non anticipava, numero 6 Uper, ancora Uper non concede fallo semplice e qua c'è un controfallo, onestamente non concedeva spazio Ecenike, era qua. Uper dice proprio a Giuseppe Cannavarra, come faccio? Adesso qua. E bravo! Jurisic risponde presente a Ecenike. Attenzione perché mancano 20 secondi. Palla per Del Basso a 2 metri contro Aicardi. Concede fallo semplice. Tira Del Basso e trova il terzo gol personale. 3 a 7, davvero in giornata il nostro Mario Del Basso. 14 secondi a termine del secondo quarto di gioco. Mario Del Basso, terzo gol personale, Telemar 3, Recco 7. Bravissimo Del Basso, lottava sulla linea dei 6 metri contro Aicardi, arriva la palla, prende il fallo semplice, si alza di gambe e trafigge Del Basso alla sua destra, si può riattaccare il Recco, mancano 8 secondi al termine, pressing asfissiante del Telemar, bravissimo Irving, fallo semplice, attenzione perché qua proverà il lancio e tiro il fortissimo Cannella e c'è il controfallo, sono stati bravi a non concedere spazio il Telemar, vero, ottima difesa. Finisce qua il secondo quarto, breve pausa e ci vediamo per seconda metà di gara.
è tutto pronto per l'inizio del terzo quarto di gioco. Vediamo allo scatto Uper per il Terim al Palermo, mentre per la formazione ospite il Prorecco Zalanchi. Vediamo se sprinterà. Guadagnerà questa terza sfera. Siamo 1-1. Momento. Uber che davvero infiamma la fascia sinistra e conquista questa terza sfera di gioco. Può riattaccare il Terimar con Vitale. Ancora Vitale, c'è Lonchar su di lui con le braccia alte a coprire la visuale del giocatore. Ancora Vitale per Uber, non concede fallo semplice Cenica. Adesso sì, può andare lui, si alza e tira Uper, ma è bravissimo del lungo a dir di no. Può ripartire, davvero difficile folgorare un portiere del carico di del lungo. Adesso attacca gli occhi gratta, nuovo acquisto da quest'anno in forza a Recco, ex Visnova. Ancora e c'è Nica per Di Fulvio e c'è l'espulsione da Nidì. Lo dico quanto era avvinghiato al collo del numero 2, la freccia azzurra Di Fulvio. Ancora Zalanchi, scarica per l'altro mancino e c'è Nica, si alza ancora i due mancini, palla per il palo che fuori esce, è sfortunato qua Lonchar, trova solo il palo. Ancora Di Fulvio, mancano altri 20 secondi ma stavolta in uomini pari ed è presente Jurisic. Para su Zalanchi, davvero ottima parata del estremo difensore del Telemar sul uomini braccio mancino. Pari. Adesso può attaccare ancora il Recco, siamo uomini pari con Ecenic, il cialo per Di Fulvio e qua un'altra espulsione davvero, espulsione del 9 bianco di Locascio. Però sono molto severi ai danni del Telemar, ogni contatto anche il minimo lo puniscono. Può riattaccare proprio l'estremo difensore, pronto a scodellare questa palla. Ancora il Telemar riattacca con Occhione, ancora Occhione leggermente attardato del basso perché ha cambiato il nostro capitano Ciccio. C'è poco movimento e saggiamente non si espone a contropiede ma mette la palla all'angolino, quindi può riattaccare il Recco con gli occhi gratta. Ancora gli occhi per Di Fulvio, palla al centro, solo fallo semplice e qua funzione del 10 bianco, funzione del Riocchione, qua uomo in più. Cannella, c'è 8-3 Recco, lo 3-8 per la Pro Recco a 5-45 Cannella. Qua Gu chiede un po' di chiarezza ai due giudici di gara in quanto uno aveva fischiato fallo semplice mentre l'altro, vero Navarra, ha fischiato l'espulsione, quindi voleva dei chiarimenti il tecnico del Telemar Baldinetti. Adesso può riattaccare comunque Occhione con Vitale, ancora Vitale, c'è pressing da parte del Telemar Palermo, apre per Vitale per Uper, americano, attenzione, c'è qua l'ottimo intervento di Zalanchi ma protegge la palla Uper. Adesso palla per Irving, ancora Max Irving, finta, contro, scarica, una sassata ma si infrange sulla traversa e quindi può ripartire il Recco proprio con del lungo che apre per Ecenike, ancora il cialo vicino, avanza, c'è tanto spazio davanti a lui, attenzione qua, è bravissimo Jurisic con la testa a dir di no, vero gli si sfila la calottina proprio perché l'intervento è stato
con la fronte, quindi può riattaccare adesso però il record. Altri 20 secondi, siamo uomini pari, ancora ai Cenike per Di Fulvio, chiede l'aiuto vitale su Younger. Spesso abbiamo visto buttarsi ai due metri. Ancora Zalanchi, ma è bravo, vero Jurisic che sta più volte rispondendo presente questa giornata. Forti tiratori del Recco, ancora Uper. Pazienta e aspetta il movimento dei compagni. Adesso arriva il supporto di connazionale Irving, ancora Del Basso. Del Basso chiama il movimento, aspetta Pal con la palla in mano, aspetta ancora, adesso scarica per Irving. E qua davvero sfortunato, parte bassa e per poco non supera la linea immaginaria della porta questa palla, ma non è così, quindi può riattaccare proprio il Recco con l'australiano Younger. Cioè ai due metri, gli occhi gratta anche lui, davvero ricopre diverse posizioni, qua tira Francesco Di Fulvio, vero, una botta pazzesca, esce dal braccio destro del fortissimo capitano Di Fulvio. Siamo sul 9-3, a 4-0-3, davvero non gli si può concedere mezzo centimetro. Adesso può riattaccare il Terimar sul 9-3 a 4-0-3, c'è il cambio di vitale. Entra Pericas, ancora adesso Irving, assiste questo altro tacco del Telimar. Max aspetta il movimento del compagno, taglia Giliberti da 3 verso 1, c'è il taglio anche di Pericas, cercano di trovare spazi padroni di casa. Ancora lo dico finta, contro finta, apre per Uper che fa cadere una bellissima palla al centro. Peccato, davvero tutto bene per Del Basso che si gira egregiamente, ma davvero risponde presente Del Lungo che non perde le gambe e riesce a impossessarsi della sfera. Ancora adesso Velotto nuota, aspetta il taglio dei compagni, c'è Giglio che taglia da 4, adesso attenzione ancora Velotto, 6 secondi, forse andrà lui per Giglio, finta contro finta, fa cadere la palla al centro per il punto Younger che più volte si butta ai due metri, ma davvero ottima la difesa del Terimar, può riattaccare adesso proprio la squadra padrone di casa con Irving per Uper per Del Basso. La palla era leggermente lunga, quindi se ne impossessa essere lungo perché aveva preso il tempo Del Basso. Peccato. Potenziale rigore. Adesso può riattaccare proprio Ecenike. Mancino del Recco. Scarica per Fondelli. È vero. Anche qua le gambe di Ecenike. 10-3. A 2-33 dal termine del terzo quarto di gioco. Dice 3 e può riattaccare proprio la squadra padrone di casa. Attacca Irving, lui in posizione 3, aspetta taglio dei compagni, pressing iniziale a parte del Recco, ancora Irving, ora apre per Johnny Hooper, cioè davvero una lotta pazzesca tra Velotto e Locascio al centro, due sgomitano ai due metri, ancora Uper che fa circolare un'ottima palla, alla meglio Locascio, bravissimo, che combatte fino alla fine, ci crede, guadagna due in più, c'è il time out, il primo del tecnico Baldinetti. Breve pausa, ci vediamo per questo uomo in più del tema.
può riattaccare il Telimar con Jurisic che scarica per Upper. Vediamo l'uomo in più dopo il time out del tecnico Baldinetti. Davvero sono dappertutto gli uomini di Sandro Sukno. Palla per Irving, da uno entra in due metri, mancano tre secondi e niente, finisce il tempo sul tiro di Fabiano, quindi può riattaccare il recco. Davvero stanno in orizzontale, riescono a spostarsi da una parte all'altra, meno di mezzo secondo, e ancora riattacca proprio Zalanchi, braccio mancino, scarica per Di Fulvio, palla al centro dove si era buttato gli occhi gratta e c'è l'uomo in più con l'espulsione di Lodico. Tenta il tiro Di Fulvio ma trova la parte interna del palo e riesce questo pallone, ma ancora uomo in più, attenzione per il recco, e ritenta il tiro di Fulvio, ma questa volta trova l'opposizione proprio del nostro giovanissimo Occhione. Può riattaccare il tema proprio con Occhione, scarica Jurisic a lui, si gira, apre per Vitale, Vitale per Upper, entra dentro anche noi, ottima circolazione di palla, davvero numero 4, ottima circolazione di palla, e può attaccare il Telimar con Vitale che tira sul primo palo dove Del Lungo risponde presente, e ancora proprio Del Lungo, adesso entra Giglio, palla è proprio per lui, nuota forte il giovane del recco, ancora numero 6 Fondelli per Giglio, Rossi, Jurisic para, Jurisic risponde presente al tiro di Rossi, adesso può riattaccare proprio il Telimar Palermo, chiede solo di salire forte, mancano 10 secondi al termine del terzo quarto di gioco, palla per Irving, vediamo se riuscirà a provare il lazzo e tiro, e qua Fabiano per poco non trovava il gol di Beduina. Si conclude anche il terzo tempo. Si conclude il terzo quarto di gioco, breve pausa, ci siamo per l'ultimo quarto di gioco. Pronto per questo ultimo quarto di gioco, allo sprint abbiamo il solito Upper e Ecenica invece per la Pro Recco, vediamo chi conquisterà questa quarta sfera, c'è Navarra pronto a scodellare il pallone, ed è ancora una volta il velocissimo Johnny Upper a guadagnare. Johnny Upper,
questa quarta sfera e può riattaccare adesso il Telima. La prima azione è sua con Irving, apre per Del Bas, oggi davvero in giornata, 3 gol di personalità. Ancora Del Bas per Irving, fallo semplice concesso da Di Fulvio all'americano. Ancora Del Basso, tenta il tiro e para del lungo. Può ripartire ancora El Cialo con che scarica gli occhi gratta ancora Di Fulvio, sono già dall'altro lato. Palla per Cannella, 5, chiama l'aiuto Del Basso che ha già 2 falli gravi sul fortissimo launcher. E qua ottimo l'anticipo di Egon Jurisic e può riattaccare il Telima. Vero, capito tutto, 2 secondi di anticipo. Jurisic chiede l'aiuto, il supporto dei suoi, arriva dai Mario adesso. Ancora Del Basso, scivola, ma c'è la M da parte del Recco per arginare Ciccio Locascio. Mancano 7 secondi e qua è ancora una volta, indovinate chi? Del Basso, 4-10-53 dal termine del quarto di gioco. Mario Del Basso, ancora lui, 4 gol personale, Terimar 4, Pro Recco 10, Mario Del Basso. Personalità di Mario Del Basso che scivola e scivola ancora, si alza di gambe e tira una sassata che trafigge il fortissimo del lungo. Può adesso riattaccare proprio il Recco con El Cialo e Cenica, taglio di Fulvio, ancora lui, fallo semplice concesso da Giriberti e Jurisic, riesce di Fulvio. Fortunatamente la palla fesi schianta alla destra di Jurisic, quindi al palo destro, quindi può riattaccare adesso il Telimar con Del Basso che apre per Uper. Ancora Uper, scarica per Giliberti. Giliberti tenta di sorprendere del lungo, difficile, lui è bravissimo a scivolare da una parte all'altra della porta e rispondere presente. Ancora del lungo per Velotto per Di Fulvio, fanno circolare bene la palla, c'è subito la zona da parte del Telimar, avanza Fondelli, alza, fa cadere una palla e c'è espulsione anni di Giliberti. Qua c'è un'altra espulsione ai danni del numero 12 Irving, e c'è il gol di Velotto, Alessandro Velotto. Telimar 4, Recco 11. Avete sentito bene, il Telimar 4, Recco 11, 5:36 dal termine del terzo quarto di gioco. Doppia superiorità numerica per il Recco. Irving e Giliberti nell'angolo dei cattivi, adesso può riattaccare la squadra padrone di casa con Locascio. Esce Lonchar ed entra Zalanchi, Young, ancora Vitale per Del Basso. Del Basso, c'è il pressing forte, aspetta il compagno, adesso apre per Uper. Qua c'è il controfallo chiamato i danni di Uper. Può riattaccare il Telimar, il Recco con Fondelli. Ancora Fondelli, infiamma la fascia destra. Fondelli per Zalanchi, finta, controfinta di Zalanchi, apre per Fondelli, ancora gli occhi gratta, che bravissimo qui Vitale a capire il lato in cui si è girato, il tipico centro boa del Recco, tipico relativamente, si butta per tutto, gli occhi, marca, si butta al centro, gioca anche sulle fasce, vero giocatore eclettico. Ancora Uper che scarica adesso per Vitale, prende campo Vitale, combatte 2 metri Locascio, palla per lui ma è ottimo l'anticipo, proprio gli occhi gratta, attenzione, espulsione ai danni del numero 9, trattenuta su Vitale secondo Navarro, quindi può riattaccare il Telimar con l'uomo in più.
chiama lo schema Gu, palla da Lodico a Uper, ancora Occhione per Uper, finta, controfinta, apre per Lodico, classe 99, scarica per Occhione, 9 secondi, Uper, palla per Del Basso che per poco dal palo non stava uscito proprio dal palo, bene di gambe, trova la parte interna del palo, tirato bene a schizzo ma sfortunato qua, giocatore ex Salernitano, adesso può riattaccare, attenzione qua che davvero Di Fulvio riparte, era già dall'altro lato, Francesco Di Fulvio 12 e con due colpi di gambe prende 6 metri e trafigge Jurisic. Telimar 12-4, Recco 12, Telimar 4 a 3.55 dal termine del quarto di gioco. Può riattaccare, questi 4 minuti di gioco il Telimar, vediamo se c'è, esce Lodico ed entra il giovane Fabiano, appunto il classe 2001, scusate. No, riesce Fabiano perché era 8 in campo invece che 7, quindi può riattaccare il Telimar con Del Basso per Uper. Ancora Uper. Pressing asfissiante, adesso si chiude a zona Younger davanti al centro boa. Ancora Del Basso per Irving, fasegione 2, Irving qua davvero impegna Del Lungo che deve mettere in corner, 2 metri per la squadra di casa. Cioè, 2 metri, 20 secondi di possesso palla, uomini pari per il Telimar Palermo, ancora Occhione, apre per Uper, Uper per Del Basso, ancora Irving, pressing forte, palla al centro, qua combatte Locascio, non ravvedono alcun fallo grave i due giudici di gara, quindi può ripartire Recco con l'estremo difensore Del Lungo, ancora Del Lungo, scodella per Zalanchi, prende campo, aspetta il taglio dei compagni, arriva adesso il supporto da parte di Cannella, ancora Cannella, apre per Zalanchi, sono 2, mancano 6 secondi al termine di questa azione di gioco, ancora Zalanchi, 3 secondi, tira, ma abbondantemente sopra la testa di Jurisic, può ripartire proprio il Telimar. Jurisic per Vitale, Vitale apre per numero 10, Occhione, e qua c'è, perde l'attimo di gioco Davide Occhione, sfugge la palla alle mani, quindi adesso solo fallo semplice per lui, riattacca il Telimar, 14 secondi, palla al centro ma c'era un davvero barriera davanti al forte centro buo palermitano Cicciolo Cascio, che adesso torna, si abbassano un po' i ritmi, sono stanche entrambe le squadre, mancano 2 minuti al termine del quarto, fanno cadere la palla al centro per perso la dottina bianco. Per gli occhi gratta, viene redarguito il 3 bianco, finisce nel pozzetto, quindi uomo in più per il Recco con Cannella che apre per Younger, tutto facile per lui, Younger deposita la palla alla sinistra di Jurisic, 4 a 13 a 2 minuti esatti dal termine del quarto di gioco. Due minuti da giocare. Può riattaccare proprio il Telimar, il nostro capitano Cicciolo Cascio, scodella la palla Del Basso, ancora Del Basso per Irving, tiene la palla Irving, apre per Del Basso, Del Basso per Uper, pressing forte, adesso si chiude la zona con Rossi e Fondelli davanti al centro boa, sempre Locascio, ancora Del Basso, sarà lui e trova la quinta rete personale, 5 a 13 a 1.40, davvero
oggi il braccio di Del Basso, Mario Del Basso, è molto molto caldo. Per il bar 5, Recco 13, quinto gol personale, Mario Del Basso. Tutto pronto per Luca Lonciar battere questa palla e imbastire un altro attacco con Belotto che da buon metronomo qual è quello che è. Detta il tempo di gioco, apre adesso per Fondelli, pressing forte da parte del Telimar, c'è l'espulsione, espulsione del numero 8 bianco. Pericas va nell'angolo dei cattivi e può riattaccare il Recco con Belotto per Cannella, Cannella per Rossi, ancora Fondelli da 1, entra in 2 metri, scarica per Velotto, finta contro finta, palla per Giglio, ma Rossi, ma è bravissimo Juricic a stoppare questo tiro. Può riattaccare il Telima, mancano 1 minuto e 05 secondi. Qua palla ottima per Uper, che voleva punto l'espulsione quantomeno, se non anche a 5 metri, che aveva preso il vantaggio, è stato tirato da Cannella, ma non è di questo avviso Navarra, quindi può riattaccare il Recco. Siamo a 40 secondi prima del termine partita, ancora Fondelli, Fondelli per Velotto, fallo semplice concesso da Fabiano, ancora gli occhi gratta, scarica adesso per il centro Lonciar, qua rinuncia a giocare, mancano 24 secondi e finisce la partita. Gestisce palla Juricic, ancora Juricic, scarica adesso per Irving, c'è per poco, anzi riesce l'anticipo a Giglio, attenzione perché c'è Lonciar tutto solo e mancano 6 secondi ancora. Una sfida Lonciar contro Juricic, e si conclude con una ulteriore partita. Juricic aveva la meglio, finisce la partita proprio su questo tiro, 5-13. Complimenti a entrambe le squadre, a entrambi i tecnici. Un saluto da Gabriele Montaina, ci vediamo a prestissimo per la prossima giornata qui in casa. Arrivederci.